per quanto riguarda l'11 marzo, noi faremo in settimana una serie di valutazioni su questa iniziativa che avrebbe annunciato Matteo Salvini. Ritornando alle sue affermazioni, sono affermazioni di evidente impronta nazifascista. È da tempo che non si sentiva nel nostro paese, da parte di un esponente politico, l'utilizzo di un linguaggio così razzista e così violento. Parlare di pulizia di massa e di andare a prendere le persone strada per strada, io credo che probabilmente evoca anche comportamenti di natura criminale, oltre che razzista e inaccettabili. E chiaramente Napoli, io lo ricordo a tutti, è la capitale delle quattro giornate, medaglia d'oro alla Resistenza, prima città d'Europa che con una rivolta di popolo prese a calci nel sedere l'esercito più potente nel mondo, che era quello tedesco all'epoca del nazifascismo. Quindi metteremo in campo le iniziative adeguate di fronte alle provocazioni di Salvini, perché questo è un paese che non può accettare quel tipo di linguaggio, al di là di come la si voglia pensare sul tema dell'immigrazione, dei migranti, di chi sono le responsabilità di queste tragedie umanitarie, che là ci sarebbe da fare una riflessione chiaramente approfondita e non superficiale, ma quel tipo di linguaggio è un linguaggio che dovrebbe far vergognare chi le pronuncia. Ecco, secondo lei chi sono i sostenitori di Salvini al Sud? Nelle ultime settimane, in Campania, ma in generale nel Mezzogiorno, ci sono stati diversi problemi con i migranti, c'è stato un sindaco in provincia di Benevento che ha sbarrato la strada del proprio paese all'arrivo dei migranti. C'è un rischio, secondo lei, di tenuta democratica sui temi della solidarietà e dell'accoglienza? No, io penso nel Mezzogiorno no. Al di là di singoli fatti isolati, a Napoli sicuramente no, poi il resto del Mezzogiorno lo conosco per come lo posso conoscere, conosco la Calabria, vi posso dire che anche la Calabria non ha mai avvertuto nulla di simile, conosco la Puglia, conosco la Basilicata, ma anche la Sicilia, se guardiamo quello che accade a Lampedusa. Poi attenzione però, perché in realtà Salvini non è che ce l'ha solo con gli immigrati. Salvini è quello che iniziò a cantare il coro "scappate, scappate, senti che puzza, arrivano i napoletani". Cioè Salvini è profondamente razzista, è profondamente antimeridionale, soltanto che adesso gli conviene di più far vedere che lui è italiano e quindi ce l'ha con chi è più a sud di noi. Ma lui è una cultura profondamente, una subcultura profondamente orientata e radicata nell'egoismo. Quindi, come dire, nel curare solamente gli interessi del proprio orticello. Noi invece stiamo provando a rappresentare una città senza confini, una città che non mette mura e filo spinato e anzi cerca di costruire ponti di dialogo, costruire relazioni fondate sull'accoglienza, la solidarietà, la cultura, la pace, la fratellanza, insomma in un mondo che invece presenta uno spettro di oscurantismo, di violenza, di indifferenza e di odio. Meno male che ci sono anche esperienze nel mondo, non siamo i soli, vediamo quello che sta accadendo a Barcellona per esempio, una pagina straordinariamente bella, vediamo sindaci che appunto incoraggiano scritte con dove troviamo benvenuti rifugiati, e ricordiamoci che questa mi sembra un po' l'impronta, se oggi penso a Trump, penso a 100 anni fa, quando i meridionali, quindi anche i napoletani, vennero accolti da un editto di Washington come negroidi. Quindi credo che quel tipo di politica, quella salviniana, è profondamente respingente nei confronti di chiunque sia differente e di chiunque sia diverso. Lui si è scagliato a lungo contro i napoletani, contro i meridionali, ma chi se lo dimentica, insomma, come intrisa quel tipo di politica. Oggi, da un punto di vista tattico, cerca di acquisire un po' di consenso dicendo: io non ce l'ho con gli italiani, non ce l'ho con i napoletani, tant'è che vengo a fare la manifestazione, vorrei venire a fare la manifestazione a Napoli, ma ce l'ho con quelli che sono ancora più sofferenti e deboli, che sono gli immigrati. Ma secondo lei chi lo porta a Napoli? Lei conosce bene il panorama politico napoletano? No, vabbè, lo si intuisce chiaramente dove va a lignare. A Napoli la vedo una città profondamente
solidale. Io, ma lo dico indipendentemente dal fatto che faccio il sindaco, e noi siamo un'amministrazione che ha profondamente nella sua visione i valori costituzionali. Io la conosco bene questa città, e al netto di qualche singolo, di qualche posizione isolata o di qualche aggregazione che si ispira alla ideologia nazifascista, insomma, non mi sembra che il messaggio di Matteo Salvini possa aver presa a Napoli e nel Mezzogiorno. Invece proviamo a costruire culture democratiche, progressiste, che finalmente le forze dell'innovazione politica si possano unire in un manifesto che vede nei valori costituzionali l'attuazione di un programma politico. E tra i valori costituzionali ci sono l'articolo 2 e l'articolo 3, che sono fondamentali: solidarietà, uguaglianza, fratellanza, solidarietà, libertà. Sono tutte parole che fanno venire l'allergia a Matteo Salvini.